Grande preoccupazione perché in un paese dove chi ha ammazzato decine di persone con il crollo del Ponte Morandi è stato liquidato con 8 o 9 miliardi di euro, mentre qui in Abruzzo insomma, cose del genere non sono accadute, temo che non usciranno gratis dalla concessione e che il micidiale contenzioso che già si annuncia potrebbe portare a risarcimenti miliardari, sarebbero miliardi sottratti dalle tasche dei cittadini per finire nelle tasche di un concessionario che poteva e doveva magari invece continuare a gestire l'infrastruttura con tutti i controlli del caso e magari miliardi che avremmo voluto spendere per fare il sistema idrico, per combattere l'erosione della costa, per potenziare la ferrovia in Abruzzo e tante altre cose di cui abbiamo bisogno. Speriamo, io ieri quando il ministro mi ha chiamato ho avuto la cortesia di chiamarmi per informarmi personalmente. Gli ho detto io mi auguro che voi abbiate formidabili carte e prove in mano per dimostrare che c'era questa totale inadempienza del concessionario da giustificare una sua cacciata dalla concessione sperando appunto di poterlo fare senza alcun addebito. Intanto sul decreto attuale già c'è oltre mezzo miliardo di spesa per fare questa operazione che ripeto avremmo voluto spendere diversamente e meglio. Lei adesso che cosa si... Intanto che si spendano i 4 miliardi stanziati per la messa in sicurezza che attendiamo da 10 anni e che non è ancora mai di fatto partita, con un progetto, quello che ha fatto Italferre per conto del commissario Gentile, oggi gestito dal commissario Corsini, che vorrei presto vedere sui tavoli degli enti locali e dell'amministrazione regionale anche per condividerlo, perché in molti casi si tratta anche di modifiche di tracciato che devono assolutamente essere condivise con il territorio e l'obiettivo è avere una infrastruttura moderna, all'avanguardia, non più essere la regione con le infrastrutture più vecchie e più inefficienti e costose d'Italia, ma diventare grazie a questi investimenti una regione leader nelle nuove infrastrutture, nei nuovi mezzi di comunicazione. A noi non interessa declassare l'autostrada, noi vogliamo promuovere l'autostrada e le nostre infrastrutture. Adesso ANAS ci dirà come la intende gestire, perché precedenti gestioni messe in capo ad ANAS e alle strutture diciamo, controllate da ANAS, quindi le aziende statali, sono due volte fallite, questa è una storia che ricordiamo bene. Ora io vorrei anche evitare che questo contenzioso che si annuncia possa ritardare questi investimenti e possa magari mettere in pericolo anche il lavoro fatto dal commissario Gisonni sul traforo per la messa in sicurezza del sistema idrico che tra pochi giorni peraltro presenterà lo stato di avanzamento della progettazione, siamo ormai alla presentazione finalmente del piano di fattibilità tecnico-economica, quindi siamo a un punto di svolta. Anche su quello mi auguro appunto che ci sia, che questi passi siano stati debitamente ponderati, perché tutto si può permettere all'Abruzzo tranne che un ennesimo ritardo, un ennesimo stop.